Il giovane, quando c'è una differenza di 1000 euro, 1200 euro, è facile che parecchie persone vadano proprio oltre confine. Che se la guadagni 4000 franchi e io do 1200 euro, dove va un operaio con 1200 euro? Quando il percorso di apprendistato, che è di 5 anni, nel momento in cui sono già abbastanza bravi, ci scappano. Da me saranno andati via 80 persone, tutti in Svizzera. In 50 anni diciamo che la media è di 1, 2, anche 3 persone all'anno. Uno dopo l'altro, appena finita la formazione, se ne vanno tutti in Svizzera. Per le aziende italiane di confine è una vera e propria emorragia. A me mi è dispiaciuto tantissimo di venire di qua, perché mi piaceva star là. Però dopo i conti fatti era quasi impossibile vivere di là. 1.500 sono di affitto, poi bisogna mangiare, c'è una macchina, c'è la cassa malattia, alla fine 13.000 franchi. La difficoltà di comprare in Ticino è stata la difficoltà economica, il costo dell'immobile. In una prospettiva anche di lungo periodo magari diventa più interessante vivere qua, soprattutto anche perché poi il costo della vita è decisamente più basso. Sempre più persone lasciano il Ticino per andare a vivere appena oltre il confine. È un'altra espressione, questa volta di segno opposto, di quella economia particolare che si crea a cavallo tra due paesi. Buonasera e benvenuti a Falò. Il numero di frontalieri in Svizzera continua a crescere. In Ticino non siamo lontani ormai da un posto di lavoro su tre. Nei Grigioni recentissimamente c'è stata una fiammata, un'impennata addirittura del 16%. Del tema normalmente parliamo in relazione alla nostra economia, ma andiamo per una volta a vedere che cosa succede dall'altra parte del confine. Sì, perché le continue partenze in direzione della Svizzera stanno mettendo in ginocchio interi settori dell'economia lombarda. Pensiamo in particolare alla sanità, con ospedali e case anziani che non sanno proprio più dove andare a cercare il personale. I servizi di questa sera sono stati curati da Francesca Motta e Damiano Dignola e allora vediamo il loro primo contributo. Noi abbiamo delle posizioni aperte, siamo alla ricerca di tecnici specializzati nel nostro settore. Si trovano? Con molta, molta, molta difficoltà. Come mai? La vicinanza alla Svizzera incide. Quando il percorso di apprendistato, che è di 5 anni, nel momento in cui sono già abbastanza bravi, ci scappano. Il giovane, quando c'è una differenza di 1000 euro, 1200 euro, subito il campanello si accende, no? È chiaro che poi è facile che parecchie persone vadano proprio oltre confine. La via per la Svizzera è sempre più battuta, anno dopo anno. I frontalieri in Ticino sono ormai un terzo della forza lavoro, quasi 78.000 alla fine del 2022. Noi alla mattina quando arriviamo in azienda abbiamo paura di trovare le dimissioni di qualcuno, possono solo caricare gli orologi su una macchina, quindi non è, però prendo dei bei soldi. In questi 12 anni quanti dipendenti hai visto partire in Svizzera? Diciamo una decina almeno, tra quelli fissi e quelli che prendo anche stagionali, però tante volte li prendo per 2 mesi, dopo 15 giorni arriva la chiamata di là e mi mollano col contratto già fatto e tutto. La fuga della manodopera in Ticino è una costante per questi imprenditori della provincia di Varese. Conoscono il problema da anni, ma ogni volta che un dipendente se ne va è un colpo duro. Da Mario Baciglieri a Marchirolo, svizzeri e frontalieri sono gran parte della clientela. Lo svantaggio è che proprio in Svizzera se n'è andato, in capo a 40 anni d'attività, almeno il 60% dei dipendenti.
Sì, devo dire che ho fatto fatica. Ero fuori il cartello ancora, ero sotto organico, avevo qualche paura proprio per questo motivo. Metti che me ne avvia ancora un altro, io sono in estrema difficoltà. E quando sono in estrema difficoltà devo chiudere il negozio. Cosa faccio? Faccio meno ore. Un'ora in meno al mattino, un'ora in meno alla sera. Un pericolo che per ora sembra scongiurato. Il titolare sta per inserire i neoassunti in quella che ama definire una grande famiglia. Questo ragazzo che fa salato l'abbiamo seguito dalla scuola quando aveva 16 anni e adesso l'abbiamo assunto noi qua. E speriamo che non vada in Svizzera. Certo. Però dipende tutto da noi, se va in Svizzera o no. Non è vero, dice? Ma sì, anche da noi, perché dipende sempre che rapporto riesci a instaurare. Ecco. Secondo me per noi è fondamentale, va al di là dei soldi. Lui arriva da una scuola, è iniziato qua e poi l'ho assunto qua. Quindi loro sono rimasti? Sì, sì, sì. Io sono attento, voglio dire, alle esigenze del mercato, alle esigenze dei miei dipendenti, a cercare proprio di trattenere qua, perché oggi non è neanche tanto il fatto di stipendio, ma è un fatto di libertà. Il ragazzo vuole più tempo libero, infatti mi dicono no, io non è che voglio 100 euro in più, dammi una giornata in più di riposo. Se il team è sufficientemente numeroso, Baciglieri riesce a garantire questi benefici, salvo poi vedere i suoi sforzi minati da concorrenti che arrivano dalla Svizzera. Sì, danno il loro biglietto da visita, se hanno attività così per cercare di portarmi via qualche dipendente. Sicuramente il sabato e domenica ogni tanto li vedi. Poi i miei dipendenti mi dicono, ma hanno cercato qui. Io dico, vabbè, prova, vai a vedere. Però devo dire che io ho una forza nella convinzione molto alta. A volte invece ad andarsene sono gli imprenditori stessi. Il mio ex titolare aveva deciso di chiudere e andare a lavorare in Svizzera e quindi noi per poteri maggiori ci siamo ritrovati a cercare un altro posto di lavoro, quindi noi ci siamo ritrovati proprio a piedi. Tu e quanti colleghi? Una quarantina più o meno. Dalla provincia di Varese proviene quasi la metà dei frontalieri attivi in Ticino. Ogni tanto qualcuno ritorna sui suoi passi, ma sono casi rari. Carmine è uno di questi. Lavoravo in Svizzera come magazziniere, cose così. Portare tipo mobili di cucina nei cantieri grandi, ma non era il mio lavoro. A che ora ti alzavi? Dipende dagli orari che facevi in Svizzera. Ti puoi alzare alle 4, ti puoi alzare alle 5. La colonna la troverai sempre, sia la sera che la mattina. Adesso lavora da MP Gomme di Giovanni Pilò a Marchirolo. Puoi passare per favore, signore? Prego! Il lavoro non manca, tant'è che il titolare vorrebbe ingrandire l'attività, assumere qualcuno in più, ma è già rimasto scottato dalla fuga in Svizzera di giovani operai. C'è stato un momento che io non puntavo più sui giovani. Andavo alla ricerca di persone sopra i 50 anni, perché so che di là il cinquantenne ha meno possibilità, perché alla Svizzera costa troppo. Poi mi si è presentato qualche giovane, mi ha promesso che rimane, come questo che ho adesso, e io ci spero ancora, ho fiducia, voglio aver fiducia. L'obiettivo è in futuro affidargli l'officina. Magari il vantaggio di un lavoro a due passi da casa lo indurrà a rimanere, ma anche il salario ha la sua importanza. È chiaro che se la guadagni 4.000 franchi e io do 1.200 euro, dove va un operaio con 1.200 euro? Ma sono io prima ho capito, per questo che ho alzato gli stipendi ai miei dipendenti. Se non parti almeno da 1.600-1.700 non ce la fai, chiaro? Quindi se io riuscissi a dare oltre 2.000 euro a tutti i miei dipendenti, anche se di là ne guadagnano 3-5, magari rimangono da me. Tutto qua. Ci sono 77.000 frontalieri, è un numero che continua a crescere. Ci sarà un perché. Io vorrei solo una mano del nostro Stato, non dalla Svizzera, del nostro Stato italiano, invece di continuare a inserire tasse su tasse, di darci una mano a tenerci gli operai.
Per trovare operai a volte occorre guardare molto lontano. Così ha fatto Rolfi Impianti a Germignaga, che conta una ventina di dipendenti e in 50 anni d'attività ha visto circa il 30% del personale andarsene in Svizzera. Noi abbiamo appena assunto due apprendisti che arrivano da lontano. Uno arriva da Potenza, l'altro sempre dalla campagna. Il pericolo è sempre quello, che magari fra 5 anni si sono formati e non è detto che rimangano qua. Quindi abbiamo investito il nostro tempo, la nostra, l'abbiamo insegnato, col rischio che poi ci possano scappare se non succede qualcosa. Quindi andranno coccolati? Vanno coccolati, sì. Vanno coccolati, c'è da dire anche che qualsiasi premio che l'azienda dà a un dipendente, all'azienda costa il doppio di quello che gli diamo. E anche questo è assurdo. Ci può spiegare meglio? Io do 200 euro d'aumento a un dipendente, a me costa 400. Come mai? In Italia è così. Sono quelle cose che non si spiegano. Io da imprenditore non le concepisco. Ecco, questa è una di quelle cose che andrebbe cambiate, quindi, secondo sì, lei? Sì, senz'altro. Detassare magari anche i premi che vengono dati ai collaboratori. Tanto pesa su premi e salari il carico fiscale, circa il 50%. Se non fanno qualcosa, se non abbattono il cuneo fiscale, quantomeno i comuni sul confine, è dura. Ditte stressate dal punto di vista fiscale, costrette a ingegnarsi per trattenere la manodopera. Aumenti di salario e cura nei confronti del dipendente sono talvolta armi vincenti. Mauro Rolfi, ad esempio, può contare su uno zoccolo duro di dipendenti storici. Ma guardando al futuro, la scarsa disponibilità di nuova manodopera lo preoccupa. Non è solo perché scappa in Svizzera, per me è una politica sbagliata. Comunque fin dalle scuole qua in Italia, cioè, manca la formazione di tecnici specializzati in tutti gli ambiti. Particolarmente toccata dallo sfilacciamento economico è la zona di Luino, quella che fino agli anni 70 era chiamata la Manchester del Verbano, tanto il fervore industriale era grande. Artefici del boom furono, già dall'Ottocento, diverse famiglie svizzere originarie di Zurigo e dintorni, che avevano investito in questa zona dove c'era grande disponibilità di manodopera locale e in parte anche ticinese. Ora di quell'industria, specialmente tessile, restano capannoni abbandonati da decenni. Ecco, qui ci siamo passati davanti proprio un attimo fa, c'era l'ennesimo stabilimento tessile, la tessitura Melchioni. Ecco, questo tra pochissimo sarà oggetto di un intervento perché ci fanno McDonald's. Come qui, dove adesso c'è questa Lidl, qui c'era una tessitura Castelletti Ticino, che anche questa aveva parecchie persone. Tutti questi stabilimenti qua che vedete, questi erano prima la ditta Battaglia, che poi è diventata Viscontea, anche questa azienda con moltissimi dipendenti, tutta chiusa anche questa. Ecco, tutto questo comparto che si vede qua era stato poi trasformato in centro intermodale per il carico, perché ovviamente è immediatamente dietro la ferrovia. Qui prossimamente dovrebbero anche qui partire a fare qualche cosa. Purtroppo, vabbè, i soliti supermercati, dopo ormai c'è l'inflazione dei supermercati. Adesso andiamo a vedere invece la Pussy di Creva. Renzo Fazio ha lavorato una vita nella zona tra Germignaga e Luino. Oggi ne ripercorre la storia industriale, la sua ascesa e il suo declino. Cos'è successo a tutta questa economia? Purtroppo è stato il grosso enigma di questi anni, cioè tutti quanti hanno dovuto arrangiarsi e riconvertirsi. Fortunatamente la Svizzera, da questo punto di vista, ha sempre più aumentato la necessità di manodopera e quindi è chiaro che moltissime maestranze si sono spostate al di là del confine. Questo però ha creato anche l'impoverimento di tutta la nostra zona. Il vento ormai è cambiato. L'economia stessa è cambiata.
Non ci sono più le grandi manifatture, ma piccole e medie imprese. Ed a Luino, che conta 15.000 abitanti, ogni giorno vanno in Svizzera 2.000 lavoratori. L'unica industria luinese sopravvissuta dell'epoca d'oro è la Ratti. Oggi conta appena 40 dipendenti, ma le sue macchine per la produzione di filato sono conosciute in tutto il mondo. Queste macchine che vediamo qui, la maggior parte di queste vanno in America, ce ne sono un paio per la Germania e una per lo Sri Lanka in questo momento. E sono sempre per l'industria tessile? Tutto per l'industria tessile e tutto per la lavorazione del filato. E pensare che 12 anni fa la Ratti stava per fallire. Andrea Locatelli, con suo fratello Stefano e il padre Giovanni, titolari dell'azienda metalmeccanica La Minuteria, l'hanno salvata in corner. Un'impresa tutt'altro che evidente, anche perché il flusso di collaboratori che prima o poi se ne va in Svizzera non si arresta mai. Diciamo che sulla meccanica e sull'elettronica abbiamo questa difficoltà che comunque li formiamo, li creiamo e poi vanno per la fine. Adesso per esempio per noi è un momento di quello perché il mese scorso ce n'è andato via uno. Un ingegnere che abbiamo formato in 10 anni e adesso stiamo ripartendo da zero. Abbiamo assunto uno, un nuovo ingegnere elettronico e lo stiamo formando da zero come abbiamo fatto con quell'altro, nella speranza che cambi qualcosa. Che rimanga. Queste sono quelle altre macchine. Lui è un ingegnere elettronico, è un anno che è quello. Quando Giovanni Locatelli, da ragazzo, aveva iniziato a lavorare proprio alla Ratti, tutto veniva prodotto in casa. Oggi non è più possibile. Noi abbiamo qualcosa come più di 450 subfornitori nella zona del Bergamasco, del Bresciano, Milano. Altrimenti qui rischiamo magari di assumere una persona, prepararla quando è bravo, e dato che vanno a lavorare anche su delle macchine molto costose, vanno via, la macchina rimane a piedi. È finita quella generazione dei vecchi che sono andati in pensione, diciamo, 2 anni fa e l'anno scorso, no? Diventa duro andare a rimpiazzare. Questo qui, da quello che sento io, tante aziende hanno quelli di una certa età che vanno in pensione e si fa fatica a rimpiazzarli. In provincia di Varese il disequilibrio tra necessità delle aziende e disponibilità di manodopera cresce vertiginosamente, non solo nell'artigianato, bensì in tutti i settori. Nel 2013 una posizione su 10 era considerata difficile da occupare. 5 anni fa erano 3 su 10. Oggigiorno si parla ormai di 5 posti su 10 per i quali non si trovano candidati. Economia in affanno per la manodopera a causa di tutta una serie di fattori che negli ultimi anni sono andati ingigantendosi e che hanno prodotto una sorta di bomba atomica all'interno delle aziende. Confartigianato Varese, l'associazione di categoria, non usa mezzi termini per descrivere la drammaticità della situazione. L'attrattiva dei salari ticinesi è certamente un fattore critico, ma non è il solo. Abbiamo un problema demografico molto importante. Questo cosa significa? Che continua a ridursi il numero di giovani che potrà entrare un domani all'interno delle aziende. E questo determina una concorrenza pazzesca fra le stesse aziende nella ricerca di personale competente. C'è poi una diffidenza nei confronti della formazione tecnica professionale anche di alto livello, quindi subentra il mismatch occupazionale. Le stesse aziende sono in calo, tanto che l'associazione già anni fa aveva lanciato l'allarme riguardo al rischio di una desertificazione produttiva. Noi parlavamo di desertificazione industriale e imprenditoriale e aziendale e ne parlavamo consci del fatto che molte catene di fornitura all'interno di quell'area del Luinese e non solo del Luinese, perché era stata coinvolta anche la provincia di Como, era stata coinvolta anche la provincia di Sondrio, si stessero sfaldando proprio le catene di fornitura, quindi alcune imprese non avessero più i loro fornitori abituali sul territorio perché avevano chiuso.
perché stavano chiudendo oppure avevano deciso di trasferirsi in altre aree del territorio più favorevoli e meno impattanti dal punto di vista della concorrenza svizzera. E non è certo un problema di oggi. Giovanni Locatelli l'aveva sollevato già 25 anni fa. All'epoca i frontalieri erano ancora solo 26.000, ma già intravedeva la necessità di porre un contrappeso a quanto poi effettivamente si è verificato. Lo dico, cerchiamo di fare qualcosa per fermarlo, ma non fermandolo, creando chissà che cosa, fermandolo, incentivando la pace di confine, che riuscire a tenere qua un 20, un 30% dei dipendenti che sono di là, per noi qui così sarebbe una vittoria e vedere rinascere quella zona qua. Secondo gli imprenditori, per una busta paga più competitiva servirebbero almeno 500-600 euro in più al mese. Un aumento che da soli dicono di non riuscire a sostenere. Ma dinanzi a questo problema, quali proposte giungono dalla politica? La partita decisiva si gioca a Roma e la possibile soluzione si chiama bonus fiscale. Una novità che va a braccetto con il nuovo, travagliato accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Al Senato è stato introdotto, è stato votato un emendamento che ha inserito nell'accordo una norma specifica che prevede nell'ambito dell'extragettito, cioè delle maggiori entrate fiscali che si avranno in Italia in virtù dell'accordo, parte di queste entrate fiscali, maggiori entrate fiscali, saranno dedicate alla creazione di un fondo da cui arriverà uno specifico assegno di frontalierato a quei lavoratori che decideranno di fermarsi in Italia e non essere attratti dal miraggio degli stipendi molto più alti in Svizzera. Andrea Pellicini è deputato alla Camera ed è ex sindaco di Luino. Come altri colleghi della fascia di confine, crede in questo fondo. Fra due anni dovrebbe contare 1,7 milioni di euro da ridistribuire in bonus e man mano che l'extragettito lo alimenterà, fra vent'anni conterà oltre 220 milioni di euro. Dopo arriveranno i decreti delegati che stabiliranno come arrivare a dare l'assegno specifico ai lavoratori che rimarranno in Italia. Ma davvero voglio soffermarmi ancora una volta, per la prima volta in una legge dello Stato si parla del nostro territorio, che è il territorio a confine con la Svizzera, che è un territorio che sta soffrendo a causa di questa sorta di dumping salariale e viene affrontato in questo modo. Il fondo presuppone che ci sia sempre un flusso di frontalieri che vada in Svizzera, che possa così Situazione aumentare il fondo, non è un controsenso? No, ma i frontalieri ci saranno sempre, perché la Svizzera avrà sempre bisogno della manodopera italiana. Non bisogna farsi concorrenza, la concorrenza è sempre una buona cosa, deve essere però una situazione di equilibrio nei rapporti di frontiera, nel reciproco interesse. Questo bonus è guardato con interesse da Confartigianato Varese, che anni fa aveva lanciato una proposta simile. Noi non consideriamo questa come una vittoria, attenzione. Sappiamo che anche questa potrebbe essere non la strada risolutiva e che i fondi probabilmente non saranno sufficienti. Ma siamo molto contenti perché questo significa aver portato a conoscenza nazionale del problema grave che stanno attraversando tutte le aree di confine. Il fondo per l'assegno di frontiera e soprattutto l'intero accordo fiscale è molto atteso anche in Ticino, dove la nuova tassazione porterà allo Stato entrate più consistenti. Ma non solo. C'è attesa anche per gli effetti che l'accordo potrebbe avere sul mercato del lavoro svizzero, dal momento che l'intesa andrà a tassare maggiormente i nuovi frontalieri, per i quali il lavoro nella Confederazione diventerà quindi economicamente meno attrattivo. Ma intanto c'è chi non aspetta la politica. La Cundi di Germignaga, specializzata in semilavorati di metallo duro, sta per espandere la sua attività recuperando uno dei tanti capannoni del Luinese in stato d'abbandono. Decisamente una spinta controcorrente. Qui sono previsti di assumere dalle 100 alle 150 persone in tutte le 5 attività che attiveremo.
quante ce ne vogliono per far funzionare officina meccanica, lavorazione del metallo e altre attività, fra cui quella più innovativa, il recupero degli scarti di lavorazione, soprattutto tungsteno e cobalto, materie prime tanto costose quanto rare in Europa. Ora è tempo di trovare progettisti, ingegneri e disegnatori meccanici, operatori di macchine e programmatori di software. La scommessa vale 33 milioni di euro, a tanto ammonta l'investimento. Diciamo che è un passo grande che stiamo facendo e un po' di pressione c'è. Da dove arriva questa pressione? La pressione arriva un po' dalla gente che vede riaprire un'attività che è stata per tanti anni molto produttiva e quando era al massimo della produzione lavoravano 200 famiglie, qui mangiavano 200 famiglie. Via. Recentemente, visitando i luoghi, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, stando alla stampa locale, ha sottolineato la necessità di contrastare quella che ha definito una concorrenza quasi sleale da parte della Svizzera. E non solo in fatto di manodopera, ma delle ditte stesse. La Cumdi era a due passi da far sfumare l'investimento in Italia e delocalizzare oltre confine. Noi stessi abbiamo avuto negli anni passati proposte dalla Confederazione Elvetica, sia dal Ticino che da altri cantoni di Svizzera interna. Questa offerta della Svizzera era vantaggiosa? Assolutamente sì, in termini di condizioni per installare sia lo stabilimento che a livello fiscale. Cosa vi ha convinti nel voler rimanere qui in Italia? Perché crediamo che questo territorio abbia ancora tanto da dare sia a livello occupazionale che a livello di eccellenze. E noi crediamo di essere una di queste eccellenze e ci piace rimanere in Italia. Due territori, una frontiera lungo la quale ci si contende personale e ditte. Con il nuovo accordo fiscale forse gli equilibri cambieranno. Che siano equilibri che possano davvero andare bene a tutti, sarà il tempo a dirlo. Allora, un segnale in controtendenza da Germignaga, ma il fenomeno è chiaro: nella fascia di confine manca la manodopera, anche perché questa manodopera viene in Svizzera, in Ticino, a lavorare. Buonasera e benvenuto al consigliere di Stato Christian Vitta. Buonasera. Responsabile del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia per il Canton Ticino. E siamo collegati anche con Milano, dove troviamo Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia. Buonasera Sertori, anche a lei. Buonasera. Allora, Christian Vitta, abbiamo visto questo fenomeno, noi dal Ticino possiamo guardarlo dicendo vabbè, è il mercato, è la legge della domanda e dell'offerta, non c'è nulla da fare, c'è una disparità fra due regioni vicine geograficamente, è una conseguenza inevitabile oppure possiamo immaginare di fare qualcosa? Bisogna fare qualche cosa nella misura in cui questo tema del frontalierato preoccupa il Nord Italia per la perdita di forza lavoro, ma preoccupa anche la realtà ticinese per la pressione sui salari, perché quello che per il frontaliere è considerato un alto salario, l'abbiamo sentito certo. Dal servizio, per noi è un salario che evidentemente non permette di vivere sul nostro territorio. Quindi questa pressione sui salari è la preoccupazione che abbiamo come Ticino. Dall'altra parte la Regione Lombardia ha la preoccupazione di veder partire forza lavoro. Quindi abbiamo un problema comune con due effetti diversi. Questo impone anche un dialogo sul territorio fra le due regioni per trovare magari anche degli elementi comuni che ci permettano di affrontare nell'interesse delle due regioni questo tema. Allora, l'abbiamo sentito nel servizio, c'è questa revisione dell'accordo sui frontalieri che è davvero in dirittura d'arrivo, manca davvero poco. E la conseguenza più importante di questo accordo sarà che i frontalieri che verranno a lavorare in Ticino dopo l'introduzione dell'accordo pagheranno più tasse e pagheranno davvero in modo importante. Allora, Sertori, chiedo a lei, questo accordo potrà davvero contribuire a essere un freno di questo, chiamiamolo, esodo verso il Canton Ticino? Ma intanto lasciatemi salutare l'amico Christian Vitta. Devo dire che
Questo accordo, che era fermo da oltre 4 anni, è nato proprio da un'iniziativa del Canton Ticino, di Vitta, insieme al Presidente Fontana, che si sono messi di buon grado a analizzare la situazione di un accordo, quindi del nuovo accordo sui frontalieri, che era fermo appunto da molti anni, e abbiamo detto: proviamo a vedere se costruiamo dal basso una proposta che poi mandiamo ai nostri relativi governi, e quindi questa proposta in qualche modo può risolvere questa situazione. E così è stato fatto. Io ricordo nel 2020 è stata firmata una lettera proprio da Christian Vitta, da Presidente Fontana, che aveva introdotto l'ipotesi del sistema binario, e quindi che è poi di fatto quello che è stato recepito nell'accordo, accordo che peraltro per quanto ci riguarda è passato alla Camera proprio pochi giorni fa, e quindi andrà al Senato, oramai è cosa fatta. Quindi i vecchi frontalieri andranno in pensione con il vecchio sistema fiscale, e per i nuovi frontalieri a partire dal nuovo anno invece il sistema fiscale cambierà, e questo genererà comunque un maggior gettito nelle casse dello Stato italiano. Ebbene, questo maggior gettito è proprio quello che stiamo costruendo insieme al Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Noi lo vogliamo portare sotto forma di premialità per chi resta a lavorare sulla parte italiana, per una riduzione del cuneo fiscale, quindi un aumento delle paghe sulle zone di confine. Ecco, io credo che la parola giusta sia equilibrio. Noi abbiamo trovato un equilibrio che ha sbloccato il nuovo accordo fiscale, l'abbiamo fatto insieme al Cantone di Ticino, come Regione Lombardia, e io credo che nel prossimo giugno avremo un incontro ancora con Vitta e con altri amici della Svizzera, e con equilibrio troveremo la soluzione a quello che è un problema che è stato illustrato molto bene nei servizi che avete mandato, perché oggettivamente per noi sta diventando un problema molto importante in Italia. Ci sono interi settori come quello della sanità, ma quello del turismo, della ristorazione, certo, che veramente fanno fatica a trovare personale. Dopo arriveremo con un contributo specifico proprio sulla sanità, ma allora chiedo a Vitta, ecco, Sertori ha parlato, ha introdotto il concetto di vecchi e nuovi frontalieri, perché una delle cose importanti da dire è questa, è che chi ha un contratto di lavoro in essere oggi in Ticino continuerà ad averlo in futuro, quindi quelle 78.000 persone non pagheranno delle tasse diverse da quelle che pagano adesso. Ecco, secondo lei, come dire, la sostituzione progressiva avanzerà ad un ritmo sufficiente perché questo sia davvero un freno a venire in Svizzera? Bisogna dire che innanzitutto anche i frontalieri andranno al beneficio della pensione progressivamente, certo, quindi ci sarà progressivamente un esaurimento di questa quota dei 78.000 frontalieri, e i nuovi frontalieri dovranno, come è stato ben spiegato anche da Sertori, che pure io saluto, dovranno sottostare alle nuove regole, quindi dovranno pagare le imposte che pagano in Italia e non beneficiare del vantaggio fiscale che abbiamo invece in Svizzera. Poi vorrei ricordare che il nuovo accordo andrà ad eliminare quelli che sono i ristorni, tema sempre molto dibattuto nel Canton Ticino, quindi il Canton Ticino e la Svizzera non dovranno più riversare i ristorni come fanno oggi. E per noi era importante avere un accordo che non permettesse una pressione sui salari attraverso una fiscalità vantaggiosa per il frontaliere. Quindi i nuovi frontalieri non avranno più questo vantaggio fiscale, e quindi non si potrà più fare dumping salariale attraverso la fiscalità. Sertori, la Lega in Italia ha portato avanti negli ultimi anni altre idee riguardo alla fascia di confine, cioè di creare delle zone speciali, e forse sono misure queste che avrebbero un impatto maggiore. Sono anche ipotesi realistiche? Ma da questo punto di vista ci sono una serie di proposte di legge che sono state avanzate in Parlamento. Noi stessi di Regione Lombardia abbiamo fatto una proposta di legge, però è chiaro che diventa più difficile arrivare a zone speciali. Indubbiamente introdurre un sistema contributivo agevolato per chi resta in Italia a lavorare sulla fascia di confine nell'ambito dei 20 chilometri vuol dire certificare che oggettivamente c'è una differenza tra i territori di confini e il resto d'Italia. Cioè, voglio dire, il problema del personale e del reperimento di personale in alcuni settori è un problema presente in tutto il nord Italia, ma è evidente che si accentua in modo importante più ci si avvicina alla Svizzera. E quindi il fatto stesso che si riconosca
una paga più pesante ai lavoratori che rimangono a lavorare nella fascia italiana nei 20 km, di fatto significa certificare che c'è un'oggettiva differenza rispetto al resto del paese Italia. Per cui per noi questa misura è molto importante, ovviamente per i lavoratori, perché poi insomma i motivi per i quali i lavoratori preferiscono andare in Svizzera a lavorare sono certamente economici, ma poi le scelte personali dipendono anche da altre cose, molte delle quali sono state illustrate anche durante il servizio. Insomma, c'è stato un cambio generazionale, c'è un approccio verso il lavoro che è oggettivamente molto diverso, la gente, i nostri giovani preferiscono avere anche una qualità di vita diversa magari rispetto a come si aveva un tempo, e quindi vogliono dedicare più tempo anche al tempo libero, alla famiglia, insomma, quindi sono cambiate anche le condizioni socio-economiche, quindi non c'è solo un fattore economico, però indubbiamente riconoscere che c'è questo tema, che è un tema economico, e trovarvi una soluzione, noi crediamo che sia importante. Quindi come Regione Lombardia stiamo spingendo molto su questa, su questo premio, diciamo, di confine, e mi sembra che siamo nella direzione giusta, compreso l'emendamento che è stato presentato proprio in relazione all'approvazione del bilancio del nuovo accordo fiscale alla Camera. Senta, Sertori, come mai in Lombardia, che lo sappiamo è una delle regioni europee più produttive, più forti economicamente, e non si riesce ad avere dei salari più alti, più interessanti? Perché questo evidentemente sarebbe come dire, un grande motivo per restare in Lombardia. Come mai una regione così importante in Europa, direi proprio, non riesce a dare dei salari più alti? Beh, sai, intanto cominciamo col dire che, ahimè, in Italia non c'è ancora uno Stato federale, è una nostra ambizione, ma noi non siamo una confederazione come la Svizzera, e quindi ci sono delle situazioni di contratti nazionali e collettivi che sono uniformi su tutto il territorio italiano. Certo. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia parte politica, evidentemente la pensiamo in modo diverso, ma queste sono azioni politiche di governo che ormai sono anni che stiamo cercando di portare avanti. Spero che prima o poi si approderà anche una soluzione. Credo comunque che una riforma sostanziale del paese Italia, che vada verso un federalismo, indubbiamente può anche aiutare in questa direzione. Del resto, in Italia, l'Italia è un paese di 60 milioni di abitanti, ci sono 20 regioni, ci sono molte differenze tra un territorio e l'altro, e cercare e continuare a ostinarsi a fare delle misure uniformi per tutto il paese, ovviamente questo non efficienta, diciamo così, anche lo sviluppo e tutto, e la macchina pubblica, anche tutto il resto. Per cui insomma questa è una delle nostre iniziative politiche che stiamo portando avanti con forza e convinzione ormai da anni, ma insomma sono processi non semplicissimi e che hanno necessità di tempo. Allora, lei ha evocato la sanità un attimo fa, allora le propongo di restare collegato con noi. Vediamo un contributo breve, 10 minuti, che va a vedere proprio quello che succede nella sanità in Italia, pochi chilometri dal confine, dove reperire personale è diventato davvero un'impresa. Vediamo. Caidate è un villaggio adagiato su una collina del Varesotto. È un piccolo borgo lombardo, di cui la casa di riposo San Gaetano è il fulcro multiculturale. Mi chiamo Jomsha Joseph, io ho 36 anni, vengo dal Kerala, sud dell'India. Insieme alla coetanea Rajani Felix è arrivata 5 mesi fa. L'istituto le ha scelte dopo un attento processo di selezione tramite un'agenzia specializzata. I got the chance now only for coming to Italia, so I just decided to come. Hanno lasciato casa loro, l'impiego negli ospedali di grandi città indiane e un pezzo di cuore. Ciao, grazie. Did you leave family in India? Yeah, I have family. I have 2 children. And staying with my mother-in-law, father-in-law. Se non mancasse personale sanitario, Jomsha e Rajani non sarebbero qui. E non sono le sole. Dal 2021 in Lombardia sono stati ingaggiati 1.900 operatori da paesi terzi, di cui 300 medici,
grazie a un decreto che apre una corsia preferenziale per accelerare le assunzioni, tanto c'è urgenza. Mancano 9.500 infermieri. So many people came in India. Around 100 people came, infermiera came. La scarsità di personale è ormai cronica e l'attrattiva della sanità ticinese ha il suo peso anche a Caidate. E la concorrenza svizzera quanto incide? Concorrenza svizzera c'è stata, c'è ancora. Negli ultimi anni, sommato circa un 10%, abbiamo avuto degli infermieri che sono andati in Svizzera. E c'è sempre un po' uno spauracchio per soprattutto le province che insistono sulla frontiera, perché comunque ha un livello retributivo e una flessibilità organizzativa che in Regione Lombardia, per le leggi nazionali, non si riesce a garantire. Ogni partenza va ad aggravare una situazione già precaria per una concomitanza di fattori. Al primo posto è la gobba pensionistica dentro la quale gli infermieri si trovano e quindi vanno in pensione. Il secondo posto è la concorrenza delle assunzioni da parte della pubblica amministrazione, della sanità pubblica in questo territorio. Il terzo posto è che non c'è più una leva nuova di giovani infermieri che si avvicinano alla professione. Pochi infermieri, tanta richiesta, nel privato come nel pubblico. All'Associazione Sociosanitaria Sette Laghi, di cui l'ospedale di Varese fa parte, attualmente mancano 200 infermieri, ossia il 10% per andare a pieno organico. Ad esempio, rispetto a quando ho iniziato comunque a lavorare qua, c'è stato un turnover comunque allucinante. C'è molti dei miei colleghi che ho conosciuto comunque all'inizio non li ho più ritrovati perché comunque si sono trasferiti sì, in Svizzera, ma anche in tanti sono tornati comunque a casa, quindi giù in meridione, sì. Perché adesso hanno iniziato a rifare i concorsi, quindi molta gente ci si sono proprio dimessi per trasferirsi, per ritornare alla terra di origine. Risentite questo nel vostro lavoro di tutti i giorni, se mancano infermieri? È un problema, nel senso che la collaborazione fra il medico e l'infermiere è quello che fa andare bene i reparti. Il fatto che loro siano pochi comporta che abbiano un carico di lavoro maggiore, che non si traduce soltanto in termini di ore di servizio, ma soprattutto di carico assistenziale, quindi anche di fatica fisica. E questo è un problema, oggettivamente. Alla ASST Sette Laghi, a un concorso di assunzione quest'inverno, si sono presentati appena 35 candidati per oltre 100 posti. Abbiamo visto che dei bandi per infermieri sono andati quasi a vuoto, come mai? Verosimilmente per due motivi. Uno sono le condizioni di lavoro che a causa del Covid sono andate progressivamente peggiorando, quindi per gli infermieri, soprattutto ospedalieri, il lavoro è diventato effettivamente più pesante. A questo non si è accompagnato un adeguamento economico, è un lavoro di grande responsabilità e quindi non tutti vogliono farlo. Le strutture, compresa questa, fanno tutto il possibile per garantire le cure e al momento ci riescono nonostante la forte mobilità del personale, fra chi cambia posto di lavoro, chi si mette in proprio oppure chi va in Ticino, dove i salari sono il triplo rispetto ai 1.500-1.600 euro italiani. Si stima che nel solo post-Covid siano giunti in Ticino 300 dai 600 infermieri che si sono licenziati dagli ospedali varesini e comaschi. Questo travaso preoccupa l'ordine degli infermieri di Varese che da anni chiede condizioni migliori per i suoi professionisti. Formarli e mantenerli credo che sia un dovere, magari con una premialità. Riteniamo che sia sì, un welfare regionale sia indispensabile. In questa grande carenza noi stiamo mantenendo i livelli assistenziali, questo vuol dire però lavorare molto al di sopra delle proprie capacità e possibilità, quindi stancarsi di più e nel tempo rischiare di commettere più errori. Aumenti di salario, facilitazioni per chi ha famiglia, turni meno massacranti. L'ordine chiede un welfare di questo tipo per fermare l'emorragia di personale o quantomeno per non peggiorarla. Come si trovano gli infermieri che sono arrivati in Ticino?
Mi hanno parlato in diversi delle loro esperienze, ma poi al momento di procedere con le interviste non se la sono sentita, ho incontrato alcune resistenze o comunque la richiesta di rimanere nell'ombra. Sostanzialmente i loro racconti sono positivi, mi hanno parlato di turni più stabili in Svizzera, turni che permettono loro di sentirsi più valorizzati nel loro lavoro, di mettere in pratica le specializzazioni studiate e quindi di crescere professionalmente. Hanno parlato anche di salari migliori, certo, ma anche di scatti salariali puntuali, diversamente dall'Italia, dove è successo che in 10, 15 o più anni di servizio abbiano visto un solo scatto salariale. Sono anche apprezzati i tempi parziali, che in Italia sono molto difficili da ottenere. Detto ciò, a volte ci sono state delle aspettative che sono state deluse da contratti determinati che si ripetevano all'infinito oppure da mansioni svolte ma non riconosciute. Tuttavia, una volta trovata la dimensione giusta, nessuno sembra intenzionato a rientrare in Italia sul medio termine. Ma allora come uscire da questo contendersi di infermieri? La soluzione potrebbe passare da una maggiore collaborazione transfrontaliera. I nostri stati, le nostre università, ma i nostri ospedali hanno delle specificità molto forti. Questo sarebbe uno scambio per lo studente o anche per il post laurea molto importante per approfondire delle competenze che sono sempre più indispensabili. Se pensiamo che mediamente assistiamo più persone anziane di una volta con più problematiche di una volta e quindi con una complessità altissima. E abbiamo in fondo gli stessi problemi. Gli anziani sono anziani nello stesso modo. Poi c'è la libertà dell'individuo, chiaramente, la libertà di formarsi e la libertà di lavorare ovunque, che rimane incontestabile, ci mancherebbe altro. Però il soldo speso all'interno di un percorso formativo potrebbe essere meglio riguadagnato all'interno dello stesso percorso e quindi della stessa regione. Altro punto fondamentale, formare di più. Il Ticino ha aumentato i posti nelle scuole di infermieristica da 240 a 280 e messo in campo specifiche borse di studio. Finora la risposta dei giovani è positiva. Anche l'Università dell'Insubria ha aumentato i posti da 200 a 250, sperando in un ritorno delle vocazioni, perché la carenza è ormai globale e comporta problemi altrettanto globali. Il problema etico che secondo me si pone è quello dei vasi comunicanti, perché ogni nazione che ha un sistema più vantaggioso rispetto a un'altra sta acquisendo personale. La Svizzera lo fa con l'Italia, noi lo stiamo facendo con l'estero. Anche questo è una questione che un welfare regionale potrebbe aiutare a dirimere un pochino. Alla Casa San Gaetano, che è un'opera Don Guanella, il ricorso a paesi terzi non è visto problematico, anzi è una caratteristica intrinseca. Sembra una frase fatta, però noi ci crediamo molto. Il fondatore San Luigi Guanella diceva: tutto il mondo è patria vostra. Ecco, non ci si può fermare finché ci sono poveri, fragilità, a cui bisogna provvedere. Questa volta è quasi il contrario, sono loro che si prendono cura dei deboli, dei nostri anziani. Ecco, però il fatto di camminare insieme con loro, cioè voi che chiedete di lavorare nelle nostre realtà, noi siamo venuti noi a cercarvi, però ecco, questo è il cammino comune che dobbiamo percorrere insieme. Chiamare personale da paesi lontani. Una mossa temporanea o il futuro sarà proprio questo? Ce la fai? È difficile prendersi cura degli anziani qui, di un'altra cultura forse anche. Non parlare bene, questo è difficile. Adesso abbiamo andato una scuola per lezione, 2 giorni in settimana. Ti manca l'India? Manca famiglia. La famiglia. And what about your children, your family in India? I would like to take them with me here, to live here. Right, so a big change for all the family. Sì, sì, sì. Sì. They are started studying Italian now, my children. We'll be right back.
Allora, infermiere dall'India costrette a lasciare i figli a 10.000 chilometri di distanza. Christian Vita è, come dire, un'immagine che colpisce, no? Riprendo l'interrogativo formulato nel servizio, è l'economia del futuro? Ci dobbiamo, come dire, aspettare che il futuro sarà sempre così, con lavoratori, manodopera disposta a spostarsi in base a dove c'è necessità? Oppure possiamo anche cercare di contrastare questa spinta, di controllare questi movimenti? Ma dobbiamo mettere in relazione questi movimenti all'evoluzione demografica dei paesi occidentali. Se i paesi occidentali conoscono la tendenza che conosciamo oggi, evidentemente hanno bisogno di occupare posizioni lavorative, e poi ci sono questi movimenti a lunga distanza, sono anche in fondo testimonianze toccanti, perché separarsi dai propri figli per dover svolgere il proprio lavoro è qualcosa che nessuno fa a cuor leggero. Però questi movimenti toccano i paesi occidentali, dove la demografia non permette di avere sufficiente forza lavoro per far fronte alle necessità in tutti i settori. Assessore Sertori, faccio la stessa domanda a lei: che effetto le fa vedere queste due infermiere indiane? Ma diciamo che per me non è una meraviglia, nel senso che conosco molte realtà. È chiaro che c'è un andamento demografico per quanto riguarda ad esempio l'Italia, ma il nord Italia, se parlo della Lombardia, dove per fortuna, dico io, la popolazione invecchia sempre di più, ma naturalmente questo comporta anche una maggior domanda di assistenza. E dall'altra parte c'è una bassa natalità, ahimè, e quindi giovani nuovi che si approcciano al lavoro, col cambiare delle generazioni sono sempre di meno. Per cui è chiaro che crea questo effetto per il quale c'è più domanda rispetto all'offerta per quanto riguarda i lavoratori, e anche in settori così importanti come quello della sanità piuttosto che delle case di riposo. Poi è stato detto bene nel servizio, peraltro si crea anche una concorrenza interna tra il personale della casa di riposo e il personale ospedaliero. Cioè, ci sono questi temi, ma c'è anche un tema economico di paghe, no? che possono essere un incentivo ad approcciarsi a questo tipo di lavoro. Io le faccio un esempio: noi come Lombardia ad esempio abbiamo un bilancio che ci consentirebbe di pagare di più i nostri infermieri, non lo possiamo fare perché lo Stato centrale dice che poi così andremo a generare una sanità di serie A e una di serie B, perché ci sono alcune regioni che hanno un bilancio che questo non glielo consente. Quindi ci sono questi fattori e tanti altri, ci sono delle concause, ce n'è più di una per il certo. Quale siamo in questa situazione di difficoltà. Dopodiché le devo dire anche che questo governo ha fatto bene, ha aperto le maglie ad esempio per quanto riguarda gli ingressi regolari di persone che vogliono cercare un lavoro e che quindi devono essere formate, se già non lo sono, e quindi possono essere introdotte nel mondo del lavoro, perché ovviamente, come diceva l'amico Christian Vita, dobbiamo prendere atto dell'andamento demografico e commisurare le necessità lavorative in relazione appunto ai fabbisogni e alle esigenze che ci sono. Questo è quello che stiamo cercando di fare in termini italiani, quello che cerchiamo di fare limitatamente alle forze che possiamo avere come Regione Lombardia. Ecco, Christian Vita, una delle ragioni per cui c'è così tanta presenza di frontalieri nella sanità ticinese è che mancava, e manca ancora evidentemente, personale da noi. Stiamo facendo uno sforzo per formare più personale. C'era un accenno nel servizio, ma magari possiamo completare questo punto. Ma negli scorsi anni il governo ticinese ha messo in campo un piano d'azione denominato ProSan, nel quale abbiamo messo un budget a disposizione di circa 5-6 milioni di franchi, volto proprio a favorire la formazione in questi settori con degli assegni di formazione, con degli aiuti alle aziende che formano personale di cura. E l'obiettivo è di poter aumentare la quota parte di residenti che occupa posizioni proprio in questo settore delle cure. Oggi siamo attorno al 70%, vorremmo nei prossimi anni raggiungere la quota dell'80%, perché abbiamo visto durante la fase pandemica certo. Che panico c'è stato nel Canton Ticino quando la Regione Lombardia era diventata zona rossa e vi era il rischio di non più poter avere personale nei nostri ospedali, nelle nostre case anziane. Ricordiamo, ci sono stati molti frontalieri che sono rimasti qui diverse settimane, altrimenti per poter far fronte alle nostre necessità. Quindi in questi settori strategici
vogliamo avere più personale indigeno che possa svolgere queste funzioni e quindi dover dipendere meno dall'estero, perché abbiamo visto cosa significa in situazioni di crisi dipendere dall'estero. Allora faccio ancora una domanda a lei, poi su questo punto coinvolgo di nuovo anche Sertori. Vale a dire, abbiamo parlato di formazione, che ruolo può avere questo settore nel futuro? Cioè quanto dobbiamo puntare di più su questa formazione? Ma la formazione è un settore chiave in tutti gli ambiti, ma anche nell'ambito sicuramente della salute. Noi in Ticino stiamo sviluppando nell'ambito del Parco dell'Innovazione Ticino un centro di competenza sul tema delle scienze della vita, quindi formazione va abbinato anche alla ricerca. E qui devo dire che ci sono sicuramente delle sinergie interessanti con quanto si sta sviluppando sull'area dell'ex Expo a Milano, dove si sta sviluppando un distretto anche lì legato alle scienze della vita. Abbiamo proprio avuto ospite da noi presso l'Istituto di Ricerca in Biomedicina, l'IRB, Igor De Biasio, che è il delegato di Arexpo. Quindi dobbiamo spingere in quei settori dove possiamo eccellere e il Canton Ticino sicuramente nell'ambito delle scienze della vita, su questo asse tra Zurigo e Milano, quindi il legame col Politecnico Federale di Zurigo, il legame con l'area metropolitana di Milano di cui dicevo prima, è sicuramente un elemento strategico. Abbiamo delle eccellenze, ho citato l'IRB, ma ne potrei citare tante altre, e qui creiamo opportunità di impiego, ricerca e, allegata alla ricerca, evidentemente anche la formazione. Quindi se c'è un ecosistema favorevole è più facile poi avere persone giovani che si avvicinano a questo settore e a questo ambito. Ecco, Sertori, la vede anche lei questa prospettiva di collaborazione tra il Ticino e la Lombardia su questa formazione riguardo a professioni del futuro? Ma assolutamente sì. Poi peraltro parlavo proprio in questi giorni insieme al mio collega assessore alla sanità Guido Bertolaso, che da questo punto di vista ha proprio recentemente avuto dei contatti col Cantone Ticino per mettere a fattore comune dei problemi che ci sono anche nel contesto e nell'ambito della sanità e per cercare di trovare delle soluzioni comuni. Io credo che il metodo che abbiamo utilizzato fin qui, che è un po' quello che abbiamo descritto anche sul nuovo accordo fiscale, sia un metodo che ha dimostrato di funzionare. Per cui l'interazione e mettere a fattor comune i problemi tra Italia e Svizzera, quindi tra Lombardia e Ticino, e cercare insieme di trovare delle soluzioni equilibrate che in qualche modo possono aiutare sia il Ticino sia la Lombardia, credo che sia il metodo giusto. Quindi bisogna andare avanti assolutamente in questa direzione. I problemi ci sono, però insieme diventa più semplice forse risolverli. Quindi certo, credo che si debba andare avanti così come certo, stiamo facendo. Certo, l'ha detto bene, perché effettivamente, per esempio, se pensiamo ad un settore come la sanità, diciamo, non è pensabile che dal Ticino si guardi alla sanità italiana dicendo chi se ne frega se nei loro ospedali non hanno più personale, no? Credo, Christian Vitta. Sicuramente l'indifferenza non permette di risolvere i problemi. È come fra due vicini di casa. Non è che si è contenti perché il vicino di casa non sta bene. Certo. Se ci sono dei buoni rapporti, evidentemente tutti ne possono trarre beneficio. Io penso che il dialogo fra Regione Lombardia e Canton Ticino sia molto importante. Lo è stato ricordato prima, avremo a giugno un incontro. Saremo io e il collega Gobbi che incontreremo una delegazione della Regione Lombardia per discutere di questi problemi comuni. Anche perché laddove ci sono dei problemi comuni su un territorio, su una regione, se chi vive la regione riesce a trovare degli spunti da trasmettere ai governi centrali è tutto di guadagnato, perché Roma e Berna sono distanti dalla Lombardia. Certo, si parlano un po' meno facilmente. E quindi laddove noi possiamo dare un contributo dal basso, noi abbiamo la fortuna di avere un sistema federalista che ci facilita questo. In Italia evidentemente il governo centrale è ancora più lontano, ma laddove c'è questa possibilità di spinta dal basso, evidentemente possono nascere degli spunti interessanti per risolvere dei problemi comuni in un'area che comunque ci vede raggruppati. Allora, Christian Vitta, Massimo Sertori, io vi ringrazio per essere intervenuti a Falò. Questa sera noi abbiamo ancora un capitolo che riguarda, diciamo, l'economia, la vita a cavallo della frontiera, ed è quello dei
ticinesi o residenti in Ticino che decidono di andare a vivere in Italia. Fenomeno in controtendenza rispetto a quello di cui abbiamo parlato finora, che naturalmente riguarda cifre molto più piccole, però è un fenomeno interessante. Allora vediamo questo contributo firmato da Sara Ferraro. Solo Franco te le dà! Arancio da Palaunia, così mangia Sarregria! La fortuna che ho io è che nel mio locale entrano sia italiani che svizzeri, ma il lavoro principale viene proprio dai miei clienti svizzeri, sia per me che per la maggior parte dei commercianti del paese, quasi tutti. Abbiamo avuto le difficoltà economiche nel periodo della dogana chiusa e lì abbiamo avuto la conferma che proprio il cliente svizzero a noi manca. Tant'è vero che ha creato qualche problema a qualche locale. Clienti 90% svizzeri vengono qua perché hanno più qualità e più risparmio. Sono contenti, vengono qua, risparmiano e mangiano meglio. Il prezzo sì, è più conveniente, ma anche, poi c'è anche una cosa che il prodotto e anche la qualità è anche migliore. Perché io prendo sul mio prodotto, io sono produttore di arance, ho 20 anni che vengo a Ponte Tresa e ho costruito tantissimo, perché vuol dire allora che qualcosa c'è. Noi facciamo molto da commercianti, che poi oltretutto abito anche a Ponte Tresa, per cui voglio dire facciamo molto affidamento sulla clientela svizzera e abbiamo sofferto tantissimo con le dogane chiuse. Quello che poi si nota di più a Ponte Tresa è proprio il discorso che essendo un paese sul confine, la differenza che vediamo anche con Varese piuttosto che con Luino, Arona il martedì, ci vogliono gli svizzeri. Per noi sì, è fondamentale che ci sia la dogana aperta, che ci sono, sì, sono molto indispensabili. La Svizzera è lì, e perciò la clientela è totalmente quasi tutta svizzera e vengono molto volentieri perché abbiamo dei bellissimi prodotti, alta qualità e piace. Ogni anno c'è chi fa un passo in più e oltre il confine non ci va solo a fare la spesa il sabato mattina, ma ci si trasferisce. Una cifra in continuo aumento. L'anno scorso gli svizzeri residenti all'estero erano quasi 800.000. 50.500 erano proprio nella vicina penisola. Tra questi, Giuseppe e sua moglie Maria, che dopo aver lavorato per ben 50 anni in Ticino, lui come fabbro e lei come sarta, si sono trasferiti a Ponte Tresa per la pensione. Sinceramente, a me mi è dispiaciuto tantissimo di venire di qua, perché mi piaceva star là. Però dopo conti fatti, diciamo, per quanto riguarda il tenore di vita e le spese, era quasi impossibile vivere di là. Le spese sono rimaste sempre le stesse. I soldi sono diminuiti non dal 50%, ma dal 70%. Perché la pensione totale dei due coniugi non deve superare i 3.300-3.400. Insomma, lì ho cominciato a riflettere un attimino. 1.500 sono di affitto, poi bisogna mangiare, c'è una macchina, c'è il 10% della casa malati, insomma, la casa malati è alla fine 13.000 franchi all'anno. Abbiamo discusso un po', allora, dal momento che abbiamo un appartamento in Italia già nostro, dal 90, ho detto non stiamo qui, è da stupidi stare qua. Basta farsi due passi al mercato e vedere i prezzi che ci sono, diciamo che si riesce a vivere un po' meglio in Italia. Qualche 100 euro avanza, di là invece bisogna fare il debito, perché i soldi sono veramente pochi, pochi, pochi. 700 i franchi che restavano a questa coppia di pensionati mensilmente una volta tolte le spese obbligatorie.
Va detto che questa cifra sarebbe stata doppia se non avessero deciso di ritirare il loro secondo pilastro, usato in parte per ristrutturare la casa in cui ora vivono. Ad incidere particolarmente sulla differenza delle uscite, il costo della cassa malati. Ma ad una certa età, non spaventa risparmiare proprio sulla salute? La cassa malati, tra virgolette, è gratis in Italia, ma però sarà meglio che paghi se vuoi, non lo so, vuoi la visita del cardiologo? La stiamo pagando. Perché prendere appuntamenti da 2 o 3 mesi, praticamente dico magari 2 o 3 mesi sono già morto, è meglio che vada a sapere subito di che morte morire, tanto per essere... diciamo tutte queste visite importanti, perché se vai a prendere l'appuntamento fra 2 mesi, 3 mesi, se paghi la settimana prossima, paghi e sarai servito. Però ho fatto un altro ragionamento. Dal momento che noi pagavamo 13.000 franchi all'anno circa, e tu sei di qua paghiamo, anche se spendiamo 5.000 euro all'anno di privato, almeno viviamo un pochino più tranquilli. Allora, ogni volta, fino adesso, quando ho una visita medica da fare, sia io che lei, zazà, paghiamo e risolviamo il problema. Dalla provincia di Como a quella di Varese. Dal versante ponente a quello levante del Ceresio. Ci spostiamo a Porlezza, a una decina di chilometri dalla dogana di Gandria. Per capire quali possano essere le ragioni che portano uno svizzero a trasferirsi in quest'altro paesino di confine. Sentiamo le considerazioni del sindaco del comune. Le motivazioni che possono portare a scegliere Porlezza sono, credo, innanzitutto una questione di vivibilità, è un piccolo centro, quindi non c'è lo stress della grande città e comunque ha tutti i servizi disponibili. L'altra ragione, che forse è anche superiore, è quella economica. Diciamo che da noi con la rata di un mutuo è probabilmente inferiore a una rata d'affitto di un appartamento in Svizzera, quindi in una prospettiva anche di lungo periodo magari diventa più interessante vivere qua, soprattutto anche perché poi il costo della vita è decisamente più basso. Lo dimostra il fatto del flusso economico, del flusso di persone che vengono a fare acquisti da noi, chiaramente calato nella fase pandemica, ma che prima era veramente notevole. Diciamo che molte delle targhe che si vedevano nei supermercati erano targhe della vicina Svizzera. Ma è possibile quantificare il fenomeno? I dati che abbiamo noi ovviamente sono parziali perché riguardano solo i cittadini che hanno chiesto la residenza e chiedere la residenza da noi significa doverla cancellare in Svizzera, quindi è un qualcosa di piuttosto drastico e che non tutti ovviamente si sentono di fare. Negli ultimi anni si è notato un incremento, si parla sempre di unità, non di grossi numeri, però è un trend sicuramente in crescita. Differente è il discorso per chi viene ad abitare qui senza chiedere la residenza, che ovviamente passa per noi, passa sotto traccia, può comunque godere sostanzialmente di tutti i servizi, ma non ci risulta formalmente. Credo che siano chiaramente numeri molto superiori rispetto a quelli che si formalizzano attraverso le residenze richieste. Il sindaco stima che su 10 svizzeri residenti a Porlezza, 9 non trasferiscano il domicilio. Una cifra impressionante che ci apre gli occhi sul fenomeno dei residenti oltre confine non dichiarati. Ho scelto di andare a vivere in Italia per la mia compagna che viveva già qui a Porlezza e qui aveva la sua famiglia e i suoi amici. Però ho preferito mantenere la residenza in Svizzera dai miei genitori per ragioni lavorative. Nel senso che lavorando per il comune uno dei requisiti richiesti è proprio la residenza in Svizzera. Quindi le tasse le paghi qua o in Svizzera? Allora, le tasse le pago in Svizzera e anche la cassa malati che sono costretto a mantenere avendo il domicilio appunto in Svizzera, nel Canton Ticino.
Ma questa, diciamo, per me non è una costrizione ed è una scelta che avrei fatto in ogni caso, preferendo la sanità svizzera a quella italiana. Questa tua scelta di vivere in Italia, come è vista dai tuoi colleghi? All'inizio per me è stato un tabù, perché mi sentivo giudicato e poi mi sentivo soprattutto colpevole con me stesso, vivendo una situazione comunque di, diciamo, opaca. Però adesso basta, mi sono stufato e lo dico apertamente. Premetto che quando ho accettato il mio lavoro effettivamente vivevo in Svizzera, mi sono trasferito oltre il confine solamente in seguito e appunto per amore, non per soldi. Ma capisco il pregiudizio che c'è nei confronti delle persone che come me fanno questa scelta, perché spesse volte una scelta come la mia è fatta solo per soldi. In più, per dirla tutta, per mettere, diciamo, i puntini sulle i, è vero che io pago le mie tasse in Svizzera, però è anche vero che io sono un dipendente pubblico, sono pagato dai cittadini svizzeri e, diciamo, l'indotto che io muovo, l'indotto che io genero, grande o piccolo che sia, lo genero in Italia. Quindi non biasimo troppo chi mi guarda un po' storto. In effetti, una delle ragioni che più spesso porta le persone a trasferirsi è il potersi acquistare una casa di proprietà. Torniamo a Ponte Tresa, dove Ilaria e Fabio, da 2 anni, hanno coronato questo loro sogno. Certo, l'avrebbero fatto volentieri anche in Ticino, dove vivevano da 17 anni, ma per una famiglia con 3 figli risultava impossibile. La difficoltà di comprare lì a Caslano, per dire in Ticino, è stata la difficoltà economica, perché chiedono il 20% del valore dell'immobile e poi anche il costo dell'immobile. Quindi abbiamo valutato bene, noi la possibilità di dare il 20% purtroppo non ce l'avevamo, perché poi, sapendo com'è in Svizzera, che i costi sono elevati comunque, ecco. E non essendo nati lì, diciamo che è anche difficile avere un gruzzoletto da parte che magari ti dia la possibilità di comprare. Siamo partiti da zero, poi avendo subito figli, subito mettendo su famiglia, con i costi comunque che comporta avere una famiglia, non ci ha permesso di recimolare, diciamo, quello che ci chiedevano. €580.000 per un 4,5, a fronte dei €290.000 spesi a Ponte Tresa per acquistare questa villetta a schiera. La metà. Ma ad incidere su questa scelta anche altre ragioni. Eravamo a Caslano e bene o male quasi 2 volte a settimana venivamo a fare la spesa in Italia, perché eravamo vicini. Periodo Covid, quando le dogane erano tutte chiuse, non si poteva attraversare la dogana e andare a fare la spesa, lì abbiamo veramente capito come pesante, perché i costi sono veramente elevati. E non ti puoi avvicinare alla carne, ma su tutto, anche lasciando da parte la carne, se vuoi andare a mangiare una pizza quella volta al mese che dici dai usciamo tutti insieme, andare a mangiare una pizza in Svizzera e andare a mangiare una pizza in Italia, si spende la metà. Sia Ilaria che Fabio lavorano. Fabio è operaio stradale, mentre Ilaria insegna yoga. Ogni giorno si mettono in macchina insieme agli oltre 70.000 lavoratori frontalieri e oltrepassano il confine. Oggi seguiamo Ilaria, che ha una lezione privata a 2 chilometri da casa, proprio nella zona in cui vivevano prima di trasferirsi. Caslano è un paesino molto carino dove si vive bene.
E qui è il palazzo dove ho abitato gli ultimi 2 anni prima di trasferirmi in Italia. Quello al terzo piano sulla destra. Questa è la scuola elementare di Caslano dove Michelle sarebbe dovuta venire se avesse cominciato la prima elementare qui in Ticino.